Ciao ragazzi, oggi voglio mostrarvi come è facile realizzare delle catenelle portaciuccio per i nostri bimbi. Sul tavolo vedete l'occorrente. Avremo bisogno di una clip in silicone, di due figure in silicone, due palline a sfera di circa 11 mm di diametro, da 9 di diametro altre 4. Avremo bisogno delle lettere, sempre in silicone, dei distanziatori tondi e io ho preso anche i distanziatori a stella. Questo è un adattatore per il ciuccio della mamma. E poi avremo bisogno del filo, questo è in poliestere, e di un ago e filo e forbici per aiutarci. Allora, in descrizione vi lascio tutti i link dove potrete andare a comprare l'occorrente. E adesso andremo a comporre qui sul tavolo ciò che vogliamo creare, quindi la catenella a cui abbiamo pensato. Allora, io ho creato questo, ho pensato a questa tipologia e vi dico soltanto che se utilizzate le lettere in silicone ricordatevi di iniziare il nome a partire dalla clip, quindi dopo la clip iniziate con il nome e poi componete il tutto come credete. Per facilitare l'ingresso delle perline ho preso appunto il filo con l'ago, in questo modo verrà tutto più facile. Fate un piccolo nodino, vediamo se ci riesco, eccoci. Ecco qui, facciamolo per un altro per sicurezza, tanto che questo lo taglieremo. Facciamo il filo doppio, come vedete, eccolo qui, ed iniziamo ad inserire le perline, e quindi iniziamo. Bene ragazzi, questo è quanto, ho finito di realizzarlo, ho fatto un nodino finale, quindi porterò poi tutte le palline alla fine e non ci resta che applicare la clip. La giriamo dal lato contrario, inseriamo il filo e realizziamo 3 nodi. Facciamolo bene bene stretti, perché poi questo tende un pochino ad ammorbidirsi col tempo. Ecco qua, 1, 2 e 3. Ecco mia figlia che si sente in sottofondo. Eliminiamo l'eccesso. Ed andiamo a bruciare il tutto con l'accendino. Uno qua, uno qua, e con la mano spingiamo il tutto per fare aderire. Sarà come mettere della colla in pratica. E voilà, questa è la catenella portaciuccio che ho pensato di creare.
alla fine, se vi è utile, metterete l'adattatore della MAM. Alcuni ciucci però hanno già l'anellino, quindi non è necessario mettere l'adattatore, e quindi attaccherete questo anellino finale. Questo lo potete fare lungo quanto volete, in base anche ai ciucci che avete a disposizione a casa. Io avevo questo, che è semplicissimo, perché lo inserisco qua, piego tutto. In silicone si piega benissimo, spingo, ecco, ed è attaccato ed è pronto per essere inserito nel ciuccio. E come vi dicevo, sul sito, e quindi in descrizione troverete tutti i link, potrete acquistare qualsiasi tipologia. Vi faccio vedere altri tipi di clip, eccoli qua, altri tipi di fermagli, come oltre alla stellina il cuoricino. Come vi dicevo, oltre alle palline ci sta anche l'esagono, e troverete anche le palline col filo. Troverete davvero di tutto. Questa è un'altra clip che ho realizzato per mia figlia, eccola qui. In questo caso c'è la clip a forma di topolino, molto graziosa. E ci tengo a precisare che questo è tutto silicone alimentare senza BPA, quindi sicuro per i vostri bimbi. Infine vi dico anche che, se notate, in questa catenella io ho lasciato tutto questo spazio per poter attaccare questa forma in silicone, che sono appunto studiate per la dentizione. Quindi quando i vostri bambini iniziano a mettere i dentini e hanno necessità di mordicchiare qualcosa, benissimo, al posto del ciuccio voi potete attaccare benissimo questa figura alla catenella, e loro si divertiranno. Io l'ho attaccata, insomma, alla magliettina, e si divertiranno un pochino a mordicchiare il tutto. Benissimo ragazzi, se vi è piaciuto il video mettete un like, e mi raccomando, iscrivetevi al canale, in quanto prossimamente farò un nuovo video con la realizzazione del sonagliino, ovvero il sonagliino che si attacca all'ovetto, quindi sul bracciolo, quindi sul manico, e per far divertire i vostri bambini, in quanto ci saranno il sonagliino, appunto. Questa è una stella, per anticiparvi che cosa ho in mente di realizzare, e quindi se siete curiosi iscrivetevi al canale, così vi uscirà la notifica quando inserirò l'altro video. Benissimo ragazzi, ciao e alla prossima!